Rita Maria Branca va in pensione dopo 40 anni di lavoro presso il comune di Venere Reale. Da tutti conosciuta come la signora dell'URP, ad accoglierla per salutarla ha trovato la sala consigliare gremita con colleghi, dirigenti e molti ex colleghi, ora in altri comuni, che sono passati appositamente per salutarla. Siamo tutti molto felici che tu... No, sicuramente anche vedere la presenza dei colleghi che ti festeggiano oggi per questa, l'inizio di una nuova... avventura, direi che hai lasciato un segno indelebile sicuramente, quindi se non farti piangere se lo dico. No, assolutamente non piangere. Voglio piangere. Non faccio immagino. No, sei stata una presenza importante fin da almeno per i 2 anni e mezzo di amministrazione con la quale ho potuto lavorare insieme a te, abbiamo potuto lavorare insieme a te, conoscerti. Credo di esprimere a nome di tutti quanti i colleghi una buona fortuna, una buona continuazione. Specchio, specchio delle mie brame. Chi è la pensionata più felice, giovanile, simpatica, fortunata, attiva, serena, rilassata, divertente, ma rilassata? È bella delle ame. Lo specchio dice che nessuno al mondo cerca il migliore sia di te. Grazie. Oh. La pensione di Rita è soprattutto un evento sicuramente gioioso per lei, ma una perdita indiscussa per tutta la città, perché il suo sorriso è sempre stato accogliente per tutti i cittadini e tutti i cittadini hanno sempre apprezzato il suo modo di porsi, il suo modo di fare, il suo modo di gestire e di dare le informazioni. È una perdita per la città di Venaria, ma una grande conquista sua personale. In bocca al lupo per tutto, Rita. Ciao Rita, che di i due Claudi, cosa ti diciamo? Auguri, goditi la pensione, è stato divertente, come ho detto poc'anzi, lavorare con te. Questo non vuol dire che sei stata una persona operosa, seria, corretta. Se vuoi sapere qualcosa di più sulla pensione, mi chiami, io ti spiego tutto quello che si può fare della pensione. Ci ricordiamoci sempre, noi due, insieme a te e a Silvano, e i nostri... Il nostro bicchierino che ci facevamo a fine giornata. Ciao Rita, ciao. Che dire, Rita è speciale, ci ha tenuto allegre durante anche il lavoro, perché 5 minuti di pausa erano i 5 minuti di Rita. Oh già, perle di saggezza. Sì. E poi io sono stata qui in 4 anni e Rita per noi è stata un faro, oserei dire, dal punto di vista umano e anche lavorativo. Quindi grazie Rita e buona pensione. Abbiamo condiviso con lei tante cose, Giro d'Italia, 150 anni. Festa delle Rose. E tante altre manifestazioni insieme. Anni indimenticabili. Sì. Esatto. Grazie Rita. Grazie Rita, grazie. Ciao. Auguri Rita. Auguri Rita, ci mancherai tantissimo. È una mamma adorabile, è una mamma comunque sempre gioiosa, diciamo all'esterno, però poi ha sempre un velo di tristezza ogni tanto, perché lei è abituata sempre a dare tanto, vorrebbe sempre dare sempre di più di quello che già comunque normalmente fa. È spiritosa, è una macchietta, è un divertimento per i nipoti, perché quello che avete visto voi qua a casa è peggio e non è un esempio culturale delle volte per i nipoti, però è simpatica. Speriamo che con questo avvenimento, che per lei comunque non è tanto desiderato, perché è una delle poche donne che non vorrebbe andare in pensione, però che comunque questo la possa aiutare a riacquistare un po' più di vicinanza anche con noi figli e nipoti, perché insomma il tempo lo dedica sempre a tutti e noi insomma quando c'è possibilità viene giù a Torino a trovarci, quindi che questo sia un inizio buono anche per il riavvicinamento con la sua famiglia, speriamo. Io posso solo condividere. Le vogliamo bene, è una macchietta però, e mi ha fatto piacere
piacere scoprirla in questo ambiente, per quanto io ci ho anche lavorato e l'ho un po' vissuto, però so che ha lasciato un bel ricordo e questo per me come figlia è un orgoglio, quindi siamo veramente contente. Si godrà un po' di più mio papà, adesso possono fare un po' gli sposini e speriamo in bene per loro, le vogliamo bene. Ci siamo conosciuti 50 anni fa, esattamente il 28 febbraio del 1968. Lei faceva la cassiera in autolavaggio, io nei carabinieri assieme a un collega andavamo a lavare la macchina. Quel giorno avevo organizzato la mia serata, a un certo punto è nata questa simpatia e l'ho invitata a uscire e lei con qualche riserva mi ha detto di sì. Alle 20:30 la chiamo al telefono, dico scendi che sono giù, scendo e mica mia madre mi lascia uscire da sola. E con chi vuoi venire? Ah, vengo con mia madre, mio padre, mio fratello. Praticamente è venuta con tutta la famiglia. Io, siccome ho disdetto tutto, tutta la serata, ho consentito e siamo andati a ballare. Alla fine ha detto, va, vieni a prendere un caffè a casa. E sono salito a casa a prendere il caffè e sono qui. E ci aspettiamo un po' di tranquillità in più, nel senso che lei è una donna eccessivamente iperattiva anche a casa, è molto protettiva, che qualche volta diventa anche pesante, però poi col senno del poi dico sempre che ha fatto bene.